Salve raga, bentornati su La Sala Giochi, piccole perle videoludiche della mia infanzia, giusto appunto in sala giochi, quando c'erano ancora cabinati arcade pieni di sogni e di illusioni, nonché di avventure, non c'erano le slot machine che non saranno una bene amata mazza se non a rovinarci. Mi gratto un braccio perché mi prude. Ma detto questo qui, che è un'informazione importantissima, io lo so che era importantissima. Che gioco andiamo a vedere oggi? Oggi andiamo a vedere un bel platform datato 1990, sviluppato e pubblicato da Taito su arcade, poi riportato anche su piattaforme casalinghe come PC Engine, Sega Saturn, Amiga, PlayStation 2, Xbox, Microsoft Windows, niente po' di meno che Liquid Kids. Nome originario, vediamo se riesco a leggerlo, Mizubako Daibouken. Penso di averlo letto bene. È un videogioco arcade sviluppato dalla Taito nel 1990 e in seguito è stato convertito per tutte le console che vi ho detto prima. Esiste anche una versione Amiga, ma distribuita ufficialmente. Ma disponibile su internet grazie al ritrovamento del Master nel 2003. I grandi segreti. Modalità di gioco: il piccolo Ippopo deve salvare i suoi amici intrappolati dal malvagio Fire Clown. Con i palloncini ed acqua deve colpire i nemici che rimarranno storditi per un certo lasso di tempo. E col personaggio, per eliminarlo definitivamente, dovrà camminarci sopra. Li schiacciamo. Gli stessi palloncini possono essere usati anche per spegnere i fuochi e far crescere delle piante da usare come piattaforma. Alcune di queste piante rilevano delle porte che conducono a livelli nascosti o a scorciatoie per altri livelli. Lo stile di gioco è simile a Bubble Bobble della stessa Taito. Il personaggio principale appare come bonus o come segreto in Bubble Symphony e in Bubble Memories. Le ambientazioni dei livelli sono distribuite sui diversi mondi e comprendono i giardini incantati, ghiacciai, fabbriche scatole, eccetera, eccetera, eccetera. E nel finale il castello dove risiede Fire Clown. Alla fine di ogni mondo vi è un boss rappresentato da un enorme giocattolo, comunque negli meccanico, una macchina a fare il popcorn e via discorrendo. Dopo ogni boss compaiono due porte che conducono a due differenti livelli del mondo successivo. Vi sono anche dei bonus. I bonus sono molti, variopinti e di forme diverse. C'è un maiale che rallenta i popo, rubinetto ingrandisce il gavettone e via discorrendo. Quindi chi più ne ha più lo metta, un gran bel platform. Ma io direi di, innanzitutto, l'ho lette queste cose? Certo che le ho lette, quindi smettete di scrivere nei commenti sono tutti bravi a leggere su Wikipedia. Allora andatevele a leggere e non guardate i video, voglio dire, no? Se c'è qualcuno che li legge per voi e poi ve li fa anche vedere, tanto meglio. Secondo voi tutti gli altri youtuber a livello mondiale queste informazioni le sognano la notte? No, le andranno a cercare e le leggono da qualche parte, solo che poi magari le riscrivono non usando le stesse parole spiaccicate che possiamo trovare magari su Wikipedia. E io al loro contrario, siccome non voglio perdere tempo a rimettere con parole mie dati che hanno scritto altre persone, li metto come li hanno scritti loro. Mi sembra anche una piccola forma di rispetto, no? Giusto? Vorrei dire. E così siamo anche più sbrigativi, quindi basta, leggo da Wikipedia. Oddio. Ma apriamo la ROM, quindi addentriamoci nel mondo di Liquid Kids. Taito. Liquid Kids! Inseriamo i nostri gettoni, 200 lire a gettone. Come usavamo il tempo? The Fire Devil took Willow Lake by surprise, transmitted miraculous power. Savior Ippopo attack the devil. Grande Ippopo. Andiamo e start! E eccoci qua. Il nostro epico eroe Ippopo. Due tasti azione, con uno si tira la bollicina, con l'altro si salta. Scusate la tosse. Vedete voi, ma la manina davanti alla bocca. Allora, il sistema di gioco è abbastanza semplice. Li intrappoliamo nell'acqua e poi li tiriamo uno addosso all'altro. E liberiamo il nostro primo amichetto. Goal in!
oggi, ragazzi, tosse, vado male. Si è seccata la gola. Andiamo giù dai monti del Tirolo, cantiamo tutti in coro, lo hacker che bontà. Oh, ecco fatto. Non ci, me ne sono accorto dopo che c'ero saltato dentro. Forse se le spingevo, visto che ho l'acqua. Se teniamo premuta la bolla, le facciamo una ancora più grande. E questo è un potenziamento che ci fa fare direttamente la bolla grande. Ah, il potenziamento era momentaneo. Buona a sapersi. Yes. Questo gioco mi ricorda, non so perché, anche Kiki World. E abbiamo salvato un'altra compagnuccia, Go In. Ma se io non bevo, muoio direttamente qua. Il popo, leggetevelo. Come sarà buona l'acqua quando uno ha sete. Ci penso io a vuartri. Ecco, perché ho saltato non si sa. Tiè. Ah, più spari più diventa piccola la bolla. Oh, ho scoperto ora, eh. Spingiamo subito il fo. Il fo, come si dice dalle mie parti. Essendo io toscano, dico fo. Più precisamente di Viareggio, ovviamente. Ci tengo. Perché quando si dice toscano, qualcuno subito lega la cosa a Livorno o Firenze. No, sono di Viareggio. Viareggio dovrebbe essere conosciuta grazie al porca della miseria, al carnevale. Che c'è a febbraio, tra le altre cose. Se non ci siete mai venuti, vi consiglio di venirci. Porca trota. Perché parlo mentre gioco. Vi consiglio di venirci perché è un gran bello spettacolo. Direi di continuare un altro pochetto per far vedere questo gran bel gioco che mi sta. E vabbè, ma allora. Ok, rallenterà il coso? Ecco. Dai. E dai, era una cosa di una semplicità più unica che rara. E sono riuscito a morirci male parecchie volte. Va bene, basta, via, su, ci rinuncio. Poi è ovvio, no, che mi scrivete che sono scarso. Cioè. È più che ovvio. E pensate che io ero anche parecchio bravo nei platform in genere. Oh, un po' di bonus. Non ho mai avuto grosse difficoltà, anche perché venendo dalla generazione delle prime console, la maggior parte dei giochi altro non erano che platform, diciamo, no? Era il genere che andava per la maggiore. Lasciami stare. Che non. Ah sì, diminuisce la barra. Mi sembrava non diminuire mai. No, no. Non mi dire che me lo fa ricominciare da capo.
Certo. Ragazzi, The Last Chance. Vabbè, l'energia non è quella di Chess. Vediamo se riusciamo a beccarlo col pallone grosso. Oh, maledetto coniglietto di merda. Ok. E qui, come vi ho detto all'inizio, scegliete uno dei due mondi. Ma andiamo di qua, così. Andiamo a destra. E va bene, il gioco ve l'ho fatto vedere. Quindi, cosa altro dire su questo Grand Bell Liquid Kids? Ve lo consiglio? Certo che ve lo consiglio. È molto divertente. E se non parlate mentre giocate, è anche difficoltoso al livello giusto. Quindi vi potrete divertire. Potete giocarci tranquillamente. Tranquillamente su dispositivi mobile, quindi Android, iOS e tutto ciò che lo supporta grazie all'emulazione. Quindi ragazzi, affrettatevi e andate a trovare questa ROM. Se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, iscrivetevi pure alla pagina Facebook, Google Plus, Twitter, link qua sotto nella descrizione. Andate a vedere anche gli altri video, come sempre raga. Stay tuned. Ciao.